Eccoci qua. Sono emozionato. Chi è questo bell'uomo? Sono bell'uomo io, sono uomo di tinta di vino, vedi, rosso qui, bevuto molto vino. Ciao Riccardo. Ciao Dino, non hai bisogno di presentazioni, quindi oggi ho aperto in modo diverso dal solito, direttamente con te. Perché tanto abbiamo già tante persone che aspettavano, mi hanno mandato molti commenti, molte anche già domande, per cui adesso, come al solito, sai bene che io non preparo mai nulla, per cui improvviseremo tutto quanto l'argomento, anche perché è un argomento troppo vasto, quindi non è possibile da preparare nulla. Seguiamo il flusso, abbiamo tanto materiale, ci alterneremo, tu direi tutto quello che vorrai, io dirò tutto quello che vorrò, e in più leggeremo i commenti e risponderemo alle domande più interessanti e più intelligenti, per cui dateci anche voi una mano a indirizzare il nostro argomento, perché ripeto, non avendolo preparato, si formerà mano a mano, ok? Scusate il ritardo, però posso dire che non sono preparato neanche io. Voglio dire che anch'io non sono preparato, perché non abbiamo avuto modo assolutamente. Siamo arrivati tutti e due all'ultimo momento, Riccardo trafelato, eccetera. Perciò anch'io mi voglio scusare per il leggero ritardo. Beh, ma tu è perché hai ancora il sole, Tu siamo un po' di ore diverse, perché. Dico bene? Cioè il sole da te? Sì. Vi faccio vedere anche una piccola panoramica, così vedete. Hai visto? Che cosa ho davanti agli occhi mentre vi parlo. Non so se si vede, mi auguro di sì. Wow! Ma si vedeva il mare prima o sbaglio? Sì, anche adesso, no? Mamma mia, che bellezza! Si vede anche un peschereccio qua sullo sfondo. Pesce fresco, esattamente. Mi hai rubato le parole di bocca. Allora, per chi non lo sa, in realtà sono stato io a mettermi in contatto la prima volta col bravo Riccardo, perché vedevo dei commenti e sono arrivato sul suo canale e ho visto che stava portando avanti un discorso molto importante su quello che è la liberazione della persona, l'individualità, l'individuo, e poi mi sono messo in contatto. E abbiamo fatto anche delle belle cose, non ci siamo ancora incontrati fisicamente, ma a livello di anima sicuramente ci siamo. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro un paio d'anni fa, quando facevamo, non dico le dirette, ma mi passavi i video che eri a Berlino e confutavamo quello che le news italiane trasmettevano, cioè trasmettevano magari che al parco erano qualche migliaio, mentre dai nostri video si vedeva chiaramente che erano decine di migliaia, di persone, qualche milione. E ci sono ancora tutti questi video, ricordatevi che spesso e volentieri non rispondo, ma sotto tutti i miei video c'è scritto: se la risposta è già su indice alfabetico, il commento verrà cancellato. Non abbiatene a male. Io ho cercato, avete la pappa pronta, più di 2400 video pubblicati, ok? Di conseguenza è impensabile poter rispondere a tutti. E non sono qua, e Riccardo lo sa benissimo, a voler imporre niente a nessuno. Non vi piace questa pappa? Andate da un'altra parte, andate su un altro canale, ok? Per essere chiaro, non è questione di confronti, è questione proprio di volontà. Cioè, io non posso entrare in un ristorante e dire che le lumache fanno schifo se non mi piacciono le lumache. Magari quel ristorante fa solo le lumache. È un esempio, il più banale che mi è venuto, perciò perdonatemi. Scusa se sono arrivato in calcio, mi sembra che si dica a piede pari, non so se è vero. Comunque, in take è scivolato. No, ma è giustamente così, già anticipiamo eventuali commenti di eventuali troll, che per fortuna nel mio canale mancano, però vedo che a te ti seguono in parecchi, quindi sicuramente qualcuno verrà anche a seguire la diretta di oggi. Noi non censuriamo mai nessuno, però ovviamente quando qualcuno fa dei commenti stupidi o offensivi o di qua, io blocco tutti, cioè quando ho qualche commento che proprio è completamente fuori tono, oppure mi insultano,
non sto neanche a sprecare energia, è tempo, sinceramente, perché non ho tempo. Ma non dobbiamo parlare di questo, perché altrimenti già esatto, quindi anticipiamo già le cose, così esatto. Andiamo nel solo della, ciao, della diretta di oggi. Saluto, non ci siete, per me non ci siete. Scusate, ma mi piace scherzare ogni tanto, ok? Comunque, quindi, Dino, allora, io sai che tu mi hai contattato, ok, però io ti seguo da sempre. Da sempre, da appena iniziato a fare i video, che penso che io i miei primi tuoi video me li ricordo dal 2016, diciamo, 2015, può essere? O no, ne hai fatto anche altri prima? No, ho iniziato nel febbraio 2016. 2016, ecco, che è praticamente in concomitanza, che le tue ricerche praticamente combaciavano con le mie, che ho scoperto casualmente determinate teorie, che poi... teorie, abbiamo già visto che anche a livello scientifico non sono tanto, ma sono probabilmente cose concrete, quasi in concomitanza, però io le seguivo in lingua originale, come te, e tu sei stato il primo italiano a tradurre tantissimo materiale e quindi a portare anche questo argomento un po' alla conoscenza di tutto il pubblico italiano, per cui sì, ti siamo grati, non solo io, tantissime persone, perché hai aperto gli occhi veramente a innumerevoli persone che ti seguono da sempre, ti stimano, per cui il tuo lavoro non è assolutamente da sottovalutare, anzi, sei veramente una persona che merita il massimo rispetto e la massima stima. Non l'ho scelto come lavoro, nel senso che il mio intento era semplicemente quello di offrire, siccome sì, gli italiani, come i francesi e come gli spagnoli, la maggior parte della popolazione non parla inglese, e me lo confermerai che è così, parlo di queste tre nazioni, perché in Germania già parlano tutti l'inglese, sì, ma in Francia, in Spagna, in Italia no, e anche viaggiando l'ho scoperto questo. Pertanto era proprio la volontà di permettere alle persone che proprio, perché la gran parte di materiale è in inglese, su tutte le cose, non solo sulla terra piana o su tutti gli altri inganni che poi pian piano sono affiorati. Ne approfitto per dirvi che ho messo appositamente un separé con New York, perché qui c'è una cosa, allora, qualcuno mi dirà, metti l'11, un numero sospetto. No, è solo perché volevo ricordare, è una cosa che ho già detto anche a te, che non ho, quando sono stato a New York, che ho avuto la fortuna di essere ospite a Manhattan per Natale e Capodanno negli anni 94-95, non ho voluto salire sulle Torri Gemelle. Non è la prima volta che racconto questa cosa, perché avevo timore, sentivo una sorta di fragilità, mentre invece sono salito sull'Empire State Building, mi sembrava molto più solido, molto più sostenuto. E adesso, visto che Riccardo mi ha mandato moltissime immagini di cui non so nulla, perché probabilmente servono per quello che lui ha intenzione, e poco prima di iniziare la trasmissione ha fatto in tempo a dirmi che all'entrata c'è una foto che praticamente disegna l'Empire State Building. Ho un po' di foto aperte, mi chiedo scusa, ragazzi. No, tranquillo, fai vedere quello nello specifico, quella dell'Empire State Building. Perché c'è un qualcosa di particolare, cioè da come è fatto emana dei raggi, è alquanto particolare. Puoi fare un po' uno zoom, per favore, Dino? Posso provare a ingrandirlo. Esatto, bravo. Vai proprio anche lì sulla punta, bellissima questa sera. Questo dimostra che queste sono delle vere e proprie antenne. Probabilmente questo edificio non è neanche stato costruito nel periodo che ci hanno detto loro, ma è antecedente. E chi ha attuato il precedente reset se ne è impossessato, magari dicendo che l'hanno costruito loro. Certo. Questo ovviamente sono mie supposizioni, ma non solo mie. Okay. E questo è proprio lo scopo di questi edifici, era esattamente quello di, come ho detto in diversi video e come hai detto anche tu, hai tradotto diversi video molto interessanti, estraevano l'energia dall'etere
per poi utilizzarla, e queste erano, non erano altre che delle vere e proprie antenne. Comunque c'era, c'era un lusso sfrenato, secondo me, nell'entrare qui dentro, con tutti i marmi lucidi, eccetera. E è stata veramente una... Ma allora non ero cosciente di quello che ho scoperto più tardi. Vediamo se c'è qualche figura, ma non si vede qui sopra. Pazienza. Ecco, dimmi quando torni normale che chiudo la porta. Siamo già insieme adesso. Eravamo insieme anche prima. Sì, no, ma adesso col pubblico vedono meno più la foto. Quindi, le domande che stanno già arrivando, c'è qualche domanda particolare secondo te? No, domande per ora non ce ne sono. Aspetta, forse sì. Buonasera, grazie mille, la mia massima stima. Ho una domanda. Questa è Marina Quinci, che salutiamo, che ci segue, mi segue spessissimo, e anche il tuo canale segue. Allora, come è avvenuto il tuo risveglio e cosa ti ha spinto a creare questo capolavoro? È rivolta a me. Rivolta a te, certo. No, non è un risveglio, nel senso che è una presa di coscienza, perché il risveglio, secondo me, è qualcosa di molto più profondo. Cioè, prendere coscienza di una cosa così grande, adesso ricordarmi esattamente perché sono arrivato, e come tutte le persone che arrivano la prima volta, a proposito, prima di dimenticare voglio aggiungere una cosa: non si trova più niente nelle ricerche di Google, nonostante già 3 anni fa eravamo più, penso che siamo ancora di più, eravamo più di 25 milioni di persone che hanno scoperto che la Terra non è un globo, diciamo così, che facciamo più le cose per bene, che non è come ci raccontano, 25 milioni, sono cominciate le cacce alle streghe, cioè già YouTube, anche nel mio canale trovate il CEO o la CEO di YouTube che diceva già di censurare i video, ed è avvenuto esattamente così, ma adesso è arrivata una cosa incredibile che addirittura vedo una scritta, ma la leggo dopo. Sì, no, io la metto in evidenza, tu continui a parlare. Praticamente dove non si riesce più ad accedere al materiale che c'era a disposizione, e questo vale non solo per la Terra piana, vero? Lo sapete benissimo, ormai sapete benissimo che tutte le scritte che arrivano sotto i video con scritto Wikipedia, cospirazione, teoria, eccetera, molto probabilmente invece è quello che dovreste andare ad approfondire grazie a canali come il mio e come quello di tanti altri. Domenico Di Giuseppe: può convivere la Terra piatta con la Terra cava o sono in antitesi? Non serve che risponda, cioè, come fanno a convivere? Me lo scriva. Come possono convivere due cose completamente diverse? È abbastanza semplice, ho appena detto che non è il globo, e qua passiamo addirittura al rovescio del globo. Anche questa è una teoria che è nata dopo, da quello che mi risulta. Perché? Perché c'è un continuo movimento che va a sconvolgere o a mettere zizzania su chi lo fa. Già in chi produce e chi mette a disposizione i video, anche qua c'è qualcosa di anomalo ogni tanto che si scrive, del tipo: ho la buona abitudine e la buona consuetudine, dove non posso, no, ma dove, nel senso che non so, ma quasi tutti, il 99% dei miei video hanno tutti un link dove andare a vedere queste cose, e anche le ricerche che faccio vi metto sempre i link delle testate. Faccio un esempio banale: io non seguo la politica per un motivo molto semplice, perché la politica fa parte di tutta gente che sono mazzettati e smazzolati per dire quello che dice il capo che sta sopra queste persone. Io quando trovo ancora gente che dice votiamo di qua, cioè forse non avete capito ancora niente, ma veramente ve lo dico col cuore, è così. Non fidatevi,
perché tutti fanno la loro faccia per il proprio tornaconto e non c'è verso. Faccio un esempio banale. Io ho visto dei video, ne ho appena pubblicato uno sull'altra piattaforma, quella dove non tagliano, dove c'è la visita di Draghi a, dopo il torno su Putin, a Napoli. A Napoli, dove i giornali dicono è stato accolto, beh, io ho visto quei video lì, non è stato accolto assolutamente favorevolmente. Comunque c'è un video che è appena stato pubblicato sulla piattaforma, su Indice Alfabetico in alto, cercate le altre piattaforme video, andate lì per vedere. Dicevo, su Putin, perché la cosa, e a questo punto non so se mi è possibile vedere se... No, non condividere per un momento, voglio farvi vedere una cosa che reputo importante. Spero che sia ancora qui. Mostra altro. Comunque stavo dicendo di Putin, mi metto gli occhiali, no, l'ho trovato, ok. Aspetta a condividere. Allora, stavo dicendovi che di Putin io non sapevo niente, però siccome hanno vietato dei video dove potevo anche ascoltare la controparte, e ho preso un articolo della TASS, che è un'agenzia russa, ok? Allora, la cosa più che a volte mi rincresce, mi spiace, che nonostante sotto a questo video ci sia il link dell'agenzia, vengo tacciato di non si inventi le cose, si informi, eccetera. Adesso puoi condividere il video. E torniamo qui, siamo su una pagina di YouTube. La cosa strana è questa, che io clicco qua, questo canale non è disponibile nel tuo paese. Cioè, questo vi fa capire che non è una questione di censura di YouTube, perché il canale c'è, questo è il canale di RT TV. Quindi la mia domanda è, ma siamo sicuri che siamo in libertà, ragazzi? Perché parliamo tanto di altri paesi, di Corea, ma qui è lo stesso. E questa cosa sta capitando da anni a me, perché quando vado a fare delle ricerche, puoi togliere la condivisione se vuoi, quando vado a fare le ricerche, queste cose qua... Non l'ho messa la condivisione, Dino. Puoi vedere la condivisione del canale... Non l'avevo condiviso. Ok, condividilo. Adesso l'ho messo. Ecco, questo è il canale di RT TV, lo ripeto, questo canale non è disponibile nel tuo paese. Non è come succede sempre su YouTube, dove il canale è stato bloccato, questo utente non esiste più, il video non esiste, no, questo canale non è disponibile. Allora rifaccio il discorso, ma questa si chiama censura a livello mondiale. Puoi togliere adesso, perché sì, tolto. Perfetto, ok. E questo è per farci capire in che mondo viviamo, cioè siamo continuamente bombardati da notizie nuove e ognuno come la vecchia musica era bella. E poi è iniziato la modalità di cerchietto, no? Hai sentito l'ultimo album di invento di David Bowie? Ma sì, ho visto anche il video che hai fatto su, cioè che era fatto anche su... per cercare di capire che le notizie non è che le ultime sono buone, quelle che erano di qualche anno fa non sono più buone. Cioè, ecco perché dico sempre, andate a vedervi le cose, per favore. Qui c'è un commento, una domanda. Non estraevano, ma trasmettevano le onde radio tutto attorno. L'energia la prendevano dall'acqua salata del seminterrato. Che ne pensi? Queste sono cose che io, non, forse rivolto a te, non lo so. Queste sono cose che non sono in grado di rispondere. Ok? Le energie venivano estratte, nel senso che venivano... L'energia è nell'etere, ok? A parte che l'energia non si crea e non si distrugge, si può trasformare. Quindi cosa succede? Che se l'energia è nell'etere, ok? Per diventare fruibile la devi in qualche modo, tra virgolette, imbrigliare, ok? E poi trasferire. Sicuramente, certo, usano l'energia che già esiste,
la trasmutano, la convogliano e poi la mettono a disposizione a uso e consumo degli abitanti. Noi stessi siamo dei conduttori di energia, ok? Per cui è tutto un processo che a noi magari ci viene un po' difficile da capire, però noi stessi facevamo parte di questo grande circuito energetico. Come facevano parte le piante, i fiori, qualsiasi cosa, ok? Tant'è che tutte queste regge, cose, sono tutte contornate di giardini. E l'elemento fondamentale è l'acqua, perché l'acqua si autoionizza, ok? Quindi la ionizzazione è fondamentale per il flusso delle cariche. Poi l'acqua si può ionizzarsi creando, avendo una concentrazione con ioni positivi o ioni negativi, a seconda anche di, era fondamentale anche il sole, l'alternanza di sole e luna, di luce del giorno che caricava di protoni e metteva soprattutto più protoni nell'atmosfera, nella ionosfera in particolare, e poi quella della notte, della luna, che è una luce fredda. Ok, quindi è tutto un flusso. Allora, immaginate che tutto quanto è un vortice energetico. Ok, questo vortice energetico non è a senso unico, è un vortice energetico che ha due direzioni, due versi completamente contrapposti, ma che poi fluiscono tutto attorno. Quindi abbiamo una polarità positiva che va verso e direzione, ha un verso e una direzione, e poi quella negativa che ha il verso e direzione opposta, ma che poi alla fine si incontrano, quindi è tutto un fluire. È il cosiddetto campo toroidale, quindi l'energia fluisce in tutte le direzioni, però in maniera vorticosa, ok? Meno male che non eri preparato. No, vabbè, ma questo non è questione di preparare, cerco di spiegarle, ok? Quindi sono domande a cui mi piace anche visto che parliamo di cose toroidali, questo è un disegnino che avevo fatto sul movimento del Sole sopra la Terra piana. Per chi segue queste cose, oltre a girare in cerchio, si sposta anche verso l'alto, cioè crea. Ed è questo che, come dicevi una volta, carissimo Riccardo, noi da Terra vediamo in base all'allargamento e allo ristringimento di questo cerchio, di questa spirale, vediamo anche, se lo vedessimo dall'alto, non è come lo vediamo dal basso, che dal basso vediamo degli lanalemma. Questo è esatto, importante da capire. Esatto, okay? E dipende dalla prospettiva, come tutte le cose. È sempre una questione di prospettiva. È un po' come quando vedi il sole che sparisce all'orizzonte, dalla tua prospettiva. Ok, ma se tu guardi le cose dall'alto, ok, è come, allora, se tu guardi il sole e gli fai una foto giorno per giorno, alla fine dell'anno, dei 365 giorni, che poi 360, ecco, comunque, insomma, alla fine dell'anno, cosa succede? Che tu avrai una sorta di otto, di infinito, il famoso analemma del sole. Ma se tu lo guardassi dall'alto, vedresti invece un movimento vorticoso. Dipende sempre dalla prospettiva in cui tu guardi le cose. E lo stesso è allora, ragazzi, qui abbiamo... noi siamo chiusi alla nostra percezione e al nostro senso della vista, okay? Però è molto ingannevole, anche perché poi noi abbiamo una vista molto limitata, abbiamo uno spettro visivo molto limitato, per cui quella che è la nostra percezione, data dalle informazioni per cui siamo stati indottrinati a credere e quindi a razionalizzare, possono essere totalmente sfatati se vengono visti da un punto di vista totalmente diverso. Ok, quindi bisogna iniziare a cambiare proprio forma mentis e cercare di vedere le cose da diverse prospettive. Però una cosa è certa, che l'energia fluisce come sopra, così sotto. Ok, è un po' come la pianta, l'albero della vita, l'albero, cioè la parte che sta rivolta verso la luce. Ok, quindi l'apice vegetativo, e poi la parte invece che sta sotto la terra, che sono le radici. Ok, ma alla fine sono lo specchio l'uno dell'altro, solo che uno sfrutta un tipo di energia e l'altro sfrutta l'energia contrapposta. Ok, però queste due energie alla fine si fondono dove? Nel nostro piano, nella terra. Quando tu dici viviamo in un piano, ragazzi, la cosa che a me ha fatto capire subito, immediatamente, che questa non è una teoria ma è un fatto concreto, è il fatto che quando noi facciamo le misurazioni e vogliamo misurare una cosa piana, cosa usiamo noi? Usiamo la livella. Su che principio è basata? La livella sull'acqua, perché l'acqua
si mette sempre al suo piano, ok? Quindi quando voi andate a vedere le misure, quando misurano l'altezza di un monte, a prescindere che sia in mezzo alla Cina o in mezzo all'Europa, il monte viene sempre, l'altezza di quel monte, la punta di quel monte non viene misurata dalla base, ok, della montagna, ma viene misurata sempre dal livello del mare, perché tutto è a livello. Cosa c'è a livello? L'acqua, poi ci sono le terre emerse. Quindi la punta di quella montagna si deve sempre misurare, l'altezza di quella determinata montagna, sempre a livello del mare, a prescindere da dove si trova il mare. Se la terra fosse curva e il mare fosse, se tu ti trovi sull'Himalaya, ok, il mare è lontanissimo da quelle cime montuose, eppure la loro altezza di questi monti, compreso l'Everest, il K2, sempre fate riferimento del livello del mare. Questo ci dovrebbe far capire che l'unica cosa che sta a livello è l'acqua, poi ci sono le terre emerse, e l'acqua è piana, non si curva, a meno che non ci dimostrino scientificamente il contrario, ma non l'hanno mai fatto, per cui quella della terra a globo è una teoria strampalata che non ha nessuna base scientifica. Più che una teoria, scusami se ti interrompo, più che una teoria è una costruzione, perché voglio dire, ormai sappiamo che è una costruzione. Non ha nessuna base scientifica, quindi non è neanche una teoria. No, ma non solo, è iniziata tardissimo, perché se vai a vedere chi ha avuto modo di seguire, come mai nei giornali fra il 1850 e il 1925, io vi ho fatto due video che parlano di articoli dove dicono, c'è scritto su questi giornali che sono tutti online anche adesso, dove tutti parlano, o meglio su questi articoli che ho cercato, di insegnanti che per essere ammessi ad insegnare gli chiedevano: lei insegna la terra tonda o la terra piana? Allora la domanda è, sempre spontanea ovviamente, perché dovevano fare questo distinguo? Perché fino al 1925 Bolivar, che dirigeva gli istituti di insegnamento, insegnava la terra piana. E poi ci sono dei video dove c'è una ultra centenaria intervistata da David Weiss di Dieter, il quale dice: quando ero piccola mi hanno insegnato la terra piana, e tutti a dire no, ma ci sono gli articoli ancora fino al 1925 di Bolivar, cercate Bolivar Flat Earth, li trovate ancora forse questi articoli, oppure cercate sul mio indice alfabetico da quando hanno smesso di insegnare la terra piana. Mi sembra che sia così, non lo so, dovrei controllare. Tu hai pubblicato molti video che parlavano di queste cose, facendo vedere anche immagini di repertorio. E mi ricordo anche questa storia di questa signora centenaria che diceva che a lei le aveva insegnato la terra piana. Tant'è che a scuola, all'inizio dello scorso secolo, chiedevano agli insegnanti se conoscevano entrambe le teorie. Ricordi quando dovevano insegnare? Una cosa che diceva questa signora, non mi ricordo più il nome, è che diceva anche che c'era tanta, tanta, tanta luce. Incredibile, eh? Queste sono anche diversa, sì. Ma chissà cosa ci nascondono, perché alla fine veramente è una cosa incredibile. Siamo stati tenuti veramente nell'ignoranza più totale. Beh, questo possiamo dirlo. Un bellissimo commento che ho letto è stato di una persona, mi chiedo scusa perché non ricordo l'utente, che ha scritto: l'unica cosa di cui sono certo è la mia ignoranza. E io lo dico alta voce, senza vergogna, che qualcuno è più ignorante di me, perciò siamo a posto. Ok, ci stiamo sbarellando di qua e di là, andiamo, dove andiamo? C'era qualche altra domanda? Ce ne sono tante, ci sono tanti commenti che adesso... Supposta domanda. Allora, adesso metto in evidenza questa commento domanda di Maria Cristina, che salutiamo anche con tanto affetto. Ciao Cristina, hai visto anche voce in molti tuoi video. Hai visto che c'è lo stesso scenario dell'altra volta, poi diremo perché. Ho visto il tuo video sul progetto Pandora e sul progetto Magneto, inquietanti. Noi come possiamo essere, non lo so, prima di tutto essere saldi e non sentirsi coinvolti ogni volta? Perché Cristina, lo sai benissimo che ogni volta che non vogliamo le cose continuiamo ad andarle a vedere, cioè se tu vuoi vedere la guerra, continua ad andare a vedere la guerra, ok?
bisogna estranearsi da queste cose, bisogna stare ben al di sopra. E ricordiamoci che praticamente dei video, o uno dei video della storia nascosta della Terra piana, era quello di non credere a nulla di quello che ti fanno vedere, ed è un po' la realtà, perché finché seguiamo quello che ci fanno vedere, hanno un mezzo potentissimo, hanno il mezzo della televisione, cioè la televisione è ancora un mezzo potente, ma adesso c'è anche la distrazione dei device, che è ancora peggio. Lorenzo Ballarini, cosa ne pensi di Dino dei 400 anni? C'è Fomenko sulle mie ricerche, anche qui è facile aver tolto 1000 anni, più che di 400 parla di 1000 anni, Fomenko. Sì. Soprattutto poi tante cose sul numero della popolazione mondiale. Eccolo qua, è possibile che con le scie chimiche vogliono indebolire la cupola, più che la cupola vogliono indebolire il sole, la luce del sole, ma c'è una cosa, io spero di non tediarvi, perché mi sono scritto delle cose, ma voi sapete che, allora, prima di tutto dicono che non ci sono le scie chimiche, giusto? Dico bene? Ma io in uno dei video che ho fatto ho messo questo articolo che adesso... Vuoi condividere lo schermo? Condividilo adesso, cioè questo qua è un articolo del 10... è condiviso lo schermo? Sì, sì. Del 10 agosto 2019, ok? Avviso, dal 2020 preoccupante minimo solare. Cioè, ma scusatemi tanto, dicono che c'è il surriscaldamento, e qui c'è un articolo dove sembra impossibile parlare di un raffreddamento globale in un mondo che si sta scaldando sempre più a causa dell'aumento del CO2 in atmosfera derivante dalle attività antropiche. Eppure le conclusioni a cui sono giunti alcuni ricercatori russi, chissà perché troviamo i russi, il sole sarà sempre più spento dal 2020, è in arrivo un nuovo preoccupante minimo. Allora, puoi togliere lo schermo, che così vado a cercarmi altre cose. Spero che tu l'abbia tolto. Tolto. Perfetto. Tanto c'è anche un'altra domanda da parte di Maria Quinci. Mamma mia. Che chiede... Voglio solo finire una... Scusa. Vai tranquillo. Io intanto leggo la domanda. Allora, come sono riusciti a cancellare la civiltà antecedente al reset del XIX secolo? Riusciranno in questo? Qualche previsione? Allora, adesso... Azzardo io a fare un mio ragionamento. Così. Allora facciamo così, se è possibile. Se tu cerchi anche quello. No, l'ho già trovato, puoi condividere lo schermo. Ok. Ma vi chiedo una cortesia. Andate su riscaldamento globale, trovate diversi video che risalgono dal 1916, eccetera. Poi tirate voi le vostre conclusioni, ok? Come ti dicevo anche l'altro giorno, parlando fra di noi in privato, abbiamo fatto anche un video, ha fatto anche delle ricerche, no, Davide di Kill Dogma TV, che saluto, non so se ci sta seguendo, però ha tirato fuori anche dei brevetti addirittura della fine 800, che riguardavano proprio questi studi che stavano già facendo, questi esperimenti che già facevano per cambiare il clima, e quindi stiamo parlando di cose che hanno veramente più di 100 anni, 130 anni, 140 anni. Allora, per quanto riguarda questa domanda di Marina, secondo me i reset sono ciclici, come è tutto ciclico. E questi fanno il reset a macchia di leopardo, perché non è che possono cancellare tutta la civiltà mondiale in un colpo. Ok, semplicemente tengono, come è successo adesso in quest'ultimo secolo, un intero continente come quello africano, completamente sottosviluppato, ignorante, alla fame, alla sete, per poter così poi ricostruire la società una volta che avranno fatto qui il reset in quelle parti del mondo dove invece la civiltà l'hanno fatta progredire, sempre per i loro scopi, perché loro hanno sempre bisogno di noi, del nostro ingegno, della nostra manodopera, okay, del nostro valore in quanto uomini, in quanto esseri divini, in quanto esseri pensanti e creatori.
E quindi loro cosa fanno? Fanno questi reset, li fanno ciclicamente. Quindi io penso che il reset che hanno fatto tipo 100-150 anni fa, le storie sulle due guerre mondiali, secondo me, sono molto molto inventate. Lo possiamo vedere anche adesso, in corso d'opera. La storia contemporanea, guardate come ce la manipolano e come ce la cambiano davanti agli occhi, mentre la stiamo vivendo. Quindi immaginatevi tutte le menzioni che ci avranno detto su quello che hanno fatto 100 anni, 150 anni fa. Poi vorrei ricordare sempre le cose, così ci vogliono mettere sempre la paura. Adesso, quando è 2 mesi fa, avevo fatto subito un video quando hanno tirato fuori per la prima volta lo spauracchio della guerra nucleare, no, prima ancora che Putin, tra virgolette, invadesse l'Ucraina, avevo fatto un video, se non ricordate male, dove dicevo che era solo, permetteci paura, perché non useranno mai le bombe nucleari. Queste hanno delle armi che sono completamente diverse, e sono potentissime lo stesso, che sono armi a energia diretta. Quindi loro possono tranquillamente arrivare con dei raggi laser e sbriciolare o annichilire semplicemente la materia, determinati tipi di materiali, determinati punti specifici dove vogliono agire. Ok, ho fatto anche l'esempio delle Torri Gemelle, ragazzi. Se voi ci riflettete, quando sono state polverizzate le Torri Gemelle, perché sono state polverizzate, quindi non è neanche una demolizione controllata dal mio punto di vista, sono state proprio proprio è stata annichilita la materia, ma determinati tipi di materia, perché io mi ricordo dei video dove si vedevano le polveri delle Torri Gemelle che si erano praticamente squagliate e i fogli di carta che volavano su tutta Manhattan. Questi fogli, come fa la carta a non bruciarsi, a non prendere fuoco a quelle temperature? Semplicemente con delle armi a risonanza hanno colpito dei determinati materiali che erano sicuramente quelli che componevano la struttura delle Torri Gemelle, ossia l'acciaio, il cristallo, ok, ma non hanno intaccato la struttura molecolare della carta, tant'è che la carta è rimasta completamente intatta, altrimenti si doveva immediatamente polverizzare anche la carta, no? O sbaglio, Dino, cosa ne pensi? No, io cercavo di mettere delle immagini, ma come vedi non ho nulla, perché non abbiamo un copione, stai spiegando delle cose, perciò ti chiedo gentilmente magari... Sì, adesso era collegata a questa domanda che ha fatto lei del reset. Il reset, secondo me, questi che ci governano oggi non governano da tantissimo come ci vogliono far credere, anche perché abbiamo i resti della civiltà precedente, quella che era globalizzata e che non era sicuramente una società malvagia, che era quella di Tartaria, l'ultima grande civiltà. Poi ciclicamente ce ne sono state anche altre precedenti di grandi civiltà, perché abbiamo le testimonianze con le piramidi, con tutte le strutture ancora più antiche di quelle della Tartaria. E quindi sicuramente è tutto un ciclo, sia del bene che del male, ok? Perché come abbiamo visto c'è un equilibrio cosmico, per cui ci sono momenti della storia, epoche della storia in cui c'è quello che per noi è il male che governa, e altri momenti in cui invece c'è la luce che governa su questa terra, ok? Poi non lo so, queste sono mie considerazioni personali, poi. Almeno questo è il mio punto di vista. Comunque, se portiamo la luce, magari riusciamo ad alleviare, non allevare, alleviare le persone che sono meno felici, che hanno le più bisognose. Con questo non sto dicendo che succede per magia, però sicuramente se tu hai delle belle basi, che hai delle convinzioni, di portare amore, di amare. Amare non vuol dire, secondo me, accettare tutto. Amare vuol dire anche amare chi ha più bisogno di amore, ok? Questo perché? Perché a volte mi prendono come intollerante su YouTube, però, ma le persone che vivono con me, tanto di cappello, vengono volentieri, ok? Dino, questa è una domanda per te. La Bibbia è descritto il futuro o è una storia che è già successa sulla terra? La Bibbia, esistono delle scritture, ma io per primo non mi azzardo a dire cosa succederà. Se ho detto questo, l'ho detto perché ho preso da qualche articolo, da qualcosa, ma non dimentichiamo che della Bibbia non c'è niente di originale, sono tutte trascrizioni, traduzioni. I rotoli del Mar Morto sono solo dei pezzetti di carta, come diceva prima
Riccardo che si sono sbriciolati, non c'è niente, ci sono delle ricomposizioni, ma solo vedendo i gruppi religiosi, la stessa Chiesa Cattolica, i testimoni di Geova, eccetera, che ognuno scrive quello che vuole, che più gli fa comodo. E cercate versetti della Bibbia su indice alfabetico, perché io mi sono scagliato diverse volte, non sono uno studioso, però voglio dire, se una parola è scritta in un modo ha un significato, non capisco perché questa parola cambia completamente il significato, cioè non può cerchio diventare globo, orizzonte e altre cose. Qui Claudio dice, fatevi un viaggio, sì, tu hai pubblicato un video, hai trovato quel video, Non ci sono foreste sulla Terra, che è bellissimo. Che tasto sciocco che è questo, cioè questo è uno dei video che è stato censurato, non capisco perché, ma che lo stesso video poi si trova liberamente su altri canali, e non è la prima volta che succede. Oh, vabbè, a me si vede che è servito, ma non capisco cosa aveva di così importante questo video. Cioè, ho capito il motivo, perché a volte mi censurano i video, ma non so perché, qualche volta faccio ricorso e me lo riaprono, a volte no, cioè io ho fatto delle traduzioni di una canzone, io ho preso uno strike e il video bannato, e la canzone è ancora originale là, ma non è che ho inventato i sottotitoli, mi sono attenuto esattamente al testo della canzone. Vabbè, questi due non vi dicono mai di credere in loro, ma di credere in voi stessi, nella vostra intelligenza, nella vostra libertà, forse manca la libertà e capacità di cercare. Sì, io sono il primo a dire non dovete credere a me, ma dovete credere in voi stessi. Ho ricevuto una richiesta, come si dice, assillante, da un utente che si chiama Fabrizio, se ci sei ti saluto Fabrizio, il quale voleva a tutti i costi mettersi in contatto con me. A proposito, qualcuno che scrive il proprio numero di telefono per essere contattato, il messaggio va cestinato, perché io non so se è un numero di telefono suo o altro. Vi invito a cercare, c'è un sito che si chiama tinelli.eu. Cercate, c'è la possibilità di contattarmi, lo fanno tutti, io ho migliaia di contatti, migliaia e migliaia, ok? Allora, dicevo, questo Fabrizio, dopo arrivo a leggere la domanda. Sì, io intanto le metto in evidenza. Era quasi assillante, devo parlare con te a tutti i costi, finché è riuscito a raggiungermi, a contattarmi, e assolutamente doveva telefonarmi per raccontarmi, per dirmi che io ho risposto perché ha superato il test, perché c'è un test da superare, no? Un piccolo test, basta solo essere sinceri con voi stessi. Alla fine questo aveva bisogno di un maestro e diceva che ero io il maestro, e ti chiamerò Fabrizio se sei in linea nei prossimi giorni, perché non l'ho mai chiamato, e gli ho risposto per mail, semplicemente dicendogli che lui nominava Gesù, nominava tante cose, era una lettera veramente di disperazione. Non dico che mi sono disperato, però gli ho risposto con molta tranquillità, spiegandogli che non ha bisogno di nessun maestro, perché tutto è maestro. È maestro una formica, è maestra la natura, è maestro un fatto negativo, da lì si impara tutto, ma non devi andare a cercare un maestro in Dino Tinelli, né tantomeno negli altri. Anzi, perché andando a cercare un maestro corri il rischio di trovare qualcuno che ti ruba addirittura la tua parte spirituale. Quello sì che è un danno. Mi ha risposto commosso, mi ha commosso anche la sua risposta, e mi sono... perché è un messaggio che passo a voi. Non dovete credere a niente di ciò che vedete, e soprattutto non affidarvi, come fanno tanti che seguono veramente come discepoli altre persone. E vi invito a non essere dei discepoli, né di me, né di Riccardo, né di altri, perché siete voi i maestri di voi stessi. Tutti quelli che sono stati genitori, da chi hanno imparato a fare il genitore? Dai libri?
o dai figli? Avete imparato dai figli a fare il genitore, e questo lo so benissimo, perché io ho allevato una bambina fino a una certa età dove io ho imparato tutto da lei e mi vuole bene adesso che è adulta. Ok, Richedino, ma i 3 giorni di buio ci saranno? Allora, sulla playlist di Brian Lambert Austin si parla di 3 giorni di buio. Nella timeline del fisico nucleare Roberto Morini si parla di 3 giorni di buio, che sono l'11, il 12 e il 13 settembre 2014. È quel numero che sta andando all'indietro all'inizio della mia pagina. Infatti mi hanno fatto anche una domanda su questo numero che sta andando indietro, che volevano sapere. E a riguardo di questa cosa, adesso io non sono a Berlino, però vicino a dove abito io in centro c'è una sorta di vecchio gasdotto. È una struttura, no? Non so se hai mai visto queste strutture, questi gasdotti, soprattutto in Germania ce ne sono diversi. E in cima c'è un cronometro, c'è un countdown che va all'indietro, ma non so che cosa esprima. Probabilmente è una cosa diversa. Bello vedere se c'è qualcosa, se riesci a mandare qualcuno. Sì, guarda, tanto a maggio ritorno a Berlino, per cui poi ci passo proprio davanti, ci passo sempre, ho sempre pensato che devo fare un video, però passo sempre con la macchina lì, è una zona trafficata, per cui non mi sono mai messo con la videocamera a riprenderlo, però è un numero, è un conto alla rovescia, certo. Era un numero grande un tempo, adesso non so, sicuramente si è molto ridotto, sarebbe interessante capire a cosa fa riferimento questo numero. Mi permetto di dire questo, soprattutto con gli ultimi avvenimenti, è stato il mese scorso che apparivano diversi video o immagini, come si chiama, i Simpson, con delle date. Allora, diffidate dalle immagini statiche, cioè cercate di vedere dei video perlomeno dei Simpson, perché io ho trovato le stesse immagini con una data, con 3 date completamente diverse, cioè vengono. Se è un video hanno più difficoltà a camuffarlo, a parte che uno che sa smanettare riesce a fare tutto, però voglio dire, anche lì ci sono delle date veramente fasulle, ecco, cioè, fate attenzione. Anch'io posso fare dei video che magari non possono essere attendibili, non nego che mi sono sbagliato ancora, ho chiesto scusa, però voglio dire, non affidatevi ciecamente da tutto quello che vedete. Domanda, Stimodino, volevo chiedergli se la Terra è piana perché le parabole televisive hanno una inclinazione diversa a latitudini diverse per lo stesso satellite. Qui ci sono diversi video che parlano della troposfera al posto dei satelliti, eccetera. Non mi sembra il caso di dover spiegare questo perché è abbastanza lungo. Comunque vi passo questo messaggio. Io ho fatto parecchie attività da giovane, prima di iniziare, cioè perché a casa mia faceva comodo il fatto di lavorare, vi posso assicurare che in Val d'Adige, esattamente nel paesino di Ala, c'era durante un'installazione di un'antenna, non era una parabolica ma era un'antenna televisiva normale, Ala è all'interno della Val d'Adige con le rocce che praticamente sono sulle pareti, il ripetitore era alle spalle dell'abitazione in alto, perciò non si poteva vedere il ripetitore. L'antenna è stata puntata, non mi ricordo a che gradazione, a 45 gradi verso la parete opposta, e potevano ricevere finalmente la RAI. Okay? Per quanto riguarda le paraboliche, ci sono ancora adesso le stazioni, come si dice, i militari che usano la troposfera per riuscire a far rimbalzare le onde. Pertanto è vera la domanda, già andata via, a diverse latitudini, però ricordatevi questo, che c'è questa possibilità. È una delle cose abbastanza semplici, ok? Poi a ognuno può credere e non credere. Ovviamente è chiaro che siccome ha fatto qualche
qualcuno contro di me ha detto basta mettere la monetina davanti al ricevitore e si vede subito che c'è la parabolica. Beh, ma posso mettere anche se le onde sono riflesse dalla troposfera, ok? Quante domande sono andate via? Riccardo, puoi chiedere a Dino se è vero che la Luna è artificiale? Io non sono in grado di rispondere a questo. Non mi neanche sembra io. La Luna è un grandissimo mistero, sì. C'è tutta la storia della storia nascosta della Terra piana, dà delle cose ben precise. Vi invito a fare questa cosa parlando di Luna. Per confutare, perché ricordatevi questo, i più grandi astronomi sono stati tutti gesuiti. E mi spiace fare questo discorso perché l'ho già fatto per qualcun altro in una diretta, non in una diretta, in un video poche settimane scorse. Erano tutti astronomi, o meglio, i gesuiti, i più grandi gesuiti erano tutti astronomi. Il Vaticano ha installato il telescopio binocolare per andare a vedere cosa. Perché questo? Ve lo dico per un motivo molto semplice, perché innanzitutto l'astronomia è uno zoccolo duro e vi parla uno che ha frequentato i circoli di, amatoriali di astronomia, pertanto non sono impreparato. Dal telescopio vedete primo sempre, adesso faccio un discorso massonico, vedete sempre con un occhio solo, ok? Perciò perdete metà della visione che avete. Non è la visione stereofonica, ma è proprio la visione di profondità. Vi invito a fare questo, per chi può e chi vuole. Iniziate ad osservare la Luna col binocolo e vedrete che non è assolutamente una luce riflessa. Alla domanda di prima non so se sia artificiale, difficilmente. Io penso che sia una sorta di plasma, di energia. Questa diciamo. Domanda di Calcides, Calcides o Calcides, no, io non so nulla di questa piccola glaciazione, cioè qui parlano di surriscaldamento, qua mi parli di super... Cioè i giornali un giorno scrivono una cosa, un giorno successivo... E poi il giorno dopo. Ah, oltretutto, scusami Dino se ti interrompo, oggi hai pubblicato un bel video sul ghiaccio, ok, su ghiaccio immerso nell'acqua, quindi se non l'avete ancora visto andate a vederlo sul canale di Dino Tinelli, ovviamente su YouTube lo trovate, è molto molto interessante, fa vedere che alla fine anche se si dovessero scegliere tutti i ghiacci di sicuro il livello del mare non salirebbe, ok? Qui c'è un discorso abbastanza lungo però da fare, perché se noi prendiamo, cioè se non abbiamo ancora preso coscienza di una terra piana, stiamo parlando di fuffa, ok? Perché non è giustificabile, perché tutti quelli che hanno fatto, che hanno obiettato questa prova, che è una prova che potete fare anche voi tranquillamente, l'ho fatta anch'io anni fa e avevo già fatto un video, sono andato a rifarlo perché c'era una continua domanda sul surriscaldamento. Ma primo, qui ragazzi, come dicevo prima, andatevi a vedervi il riscaldamento globale, perché lì capirete che ancora una volta sono arrivati a rosicchiare in fondo al bidone. Faccio un esempio, il buco dell'ozono, dove è andato a finire? Che sembrava che arrivasse la fine del mondo. Vabbè. Allora, quello che vi voglio dire è questo, la confutazione di questo video è ma tutti i ghiacci si trovano sopra la Terra. Ora sono niente la quantità di quei ghiacci, pensate nella terra piana, tutto attorno vi sembrano ghiacciai che sono sopra le montagne o vi sembrano ghiacciai invece che circondano? Cambia completamente, cioè questa è la differenza. Una domanda che riguarda anche il tuo ultimo video di ieri con Ilari, ma è possibile che nessuno ci può spiegare come poter fruire dell'energia? Accidenti, se l'hanno fatta a te, ma se fosse, rispondo io, ma se fosse possibile saremmo ancora qui a fare queste chiacchierate su YouTube o altrove. Beh, diciamo che le basi ci sono, cioè a livello tecnico io non ti so spiegare esattamente come funziona, però abbiamo già visto che molti materiali li hanno tolti. Adesso io non so, allora, il mercurio era fondamentale. Poi adesso con questa domanda arriviamo anche ad aprire un po' di immagini che ti ho mandato ieri sulla forma ottagonale di tutte queste strutture, no? Che evidentemente c'era, eventualmente, sicuramente, molto probabilmente
c'era un qualche apparecchio, un qualche cosa che era funzionale proprio per, diciamo, non estrarre, perché non è che estrai l'energia come estrai il petrolio, ma che potevi praticamente riuscire a convogliare l'energia che c'era libera nell'etere e trasformarla, condensarla, distribuirla, insomma, utilizzarla, riutilizzarla. Però ci sono anche molti materiali che ci sono stati occultati, molti ce li stanno proibendo, tipo il mercurio ti dicono che è super velenoso, quindi non è in commercio. L'oro l'hanno usato come metro di valore per appunto misurare la ricchezza, per cui l'hanno rinchiuso nei cavò e l'hanno tolto da moltissime strutture, è sparito dalle piramidi, è sparito da tutti i templi. Ho fatto anche un video sui templi, sui Vat, che non a caso si chiamano Vat, WAT, che non è certamente James Vat, che probabilmente non è neanche mai esistito, ma è il classico personaggio di fantasia. E insomma, questi materiali sono fondamentali, per cui se tu riesci a aprire la tua mente e immaginarti un mondo precedentemente che era costruito in armonia con la natura, utilizzando tutti i materiali forniti dalla nostra madre terra, per appunto riuscire a convogliare queste energie e sfruttarle a nostro favore, a nostro piacimento, allora cambia anche prospettiva, anche modo di porre le domande, perché purtroppo noi adesso non siamo in grado di rispondere, visto che, avendole disinnescate, hanno tolto, pensateci bene, le chiese cosa avevano sui campanili? Le campane, giusto? Le campane come erano fatte? Con quale materiale? Col bronzo. Il bronzo l'hanno utilizzato con la scusa che dovevano fare i cannoni per la prima e la seconda guerra mondiale. Via via hanno tirato via tutte le campane originali e le hanno poi in un secondo momento sostituite con delle campane in ferro o con dei sorti di clarion o insomma con delle cose artificiali che producono altre onde sonore, cioè con altri materiali totalmente diversi, per cui hanno veramente disinnescato queste strutture e magari li hanno anche convertite in altre strutture che sono funzionali al loro di sistema, che è quello di prendere l'energia da noi, ok? In tutte le varie funzioni religiose e quant'altro. Però questo è un discorso un po' lungo e basato su ipotesi e teorie. Però a livello scientifico non è campato per aria, perché veramente, allora, se tu prendi il mercurio e lo avvicini a un campo elettromagnetico, a un campo elettrico anzi, questo a seconda della polarità di questo campo, il mercurio inizia a girare, a volteggiare, ok? A creare un vortice. Se tu inverti la polarità, crea un vortice opposto, ok? Quindi anche le polarità, a seconda del giorno, della notte. Cioè loro veramente utilizzavano la natura e i materiali dati in natura con queste strutture geometricamente perfette, la cosiddetta geometria sacra, per poter appunto usufruire di questa energia che è comunque dentro la quale noi siamo impregnati. Cioè noi siamo dentro l'etere, ok? Noi, cioè non è che c'è l'aria che ci circonda e basta, è proprio tutto quello che ci circonda è etere, è energia allo stato puro e libero. Soprattutto bisogna saperla convogliare. Noi stessi siamo energia, noi stessi siamo conduttori di energia, per cui è una domanda a cui, cioè, possiamo rispondere solamente con dei concetti, però a livello scientifico non sono capati per aria, anzi sono molto molto validi come ipotesi. Certo, stavo osservando finché parlavi alcuni campanili dei paesi che ho visto che hanno ancora la parte metallica sopra, cioè per uno che fa ricerca si vede molto bene. Sono andato a vedere anche il campanile dove sono nato e dove sono stato battezzato, perché sono stato battezzato lì. Ok, grazie Pagliarani, non mi ricordo più il nome, ma fa niente, per la domanda. E grazie al buon Riccardo che risponde sempre con le sue preparazioni, perché come dicevo Riccardo è molto più preparato. Io su queste cose assolutamente un po' ignorante. Assolutamente. Perfetto. Guarda Dino, io adesso vorrei far vedere un po' di immagini di geometria sacra, giusto per far capire un pochettino alle persone che ci stanno seguendo, quindi adesso condivido un attimo il video, così le commentiamo, facciamo vedere anche un po' di immagini, che fa anche piacere sempre vedere delle immagini, quindi adesso condivido il mio video.
Dammi conferma appena lo vedi. Tutti qui che aspettiamo te. Si vede, sì? No, sei ancora... Io ti vedo purtroppo con tutto quanto. Non vedo il tuo video, vedo tutto quanto. Però vedi anche... La finestrella lì piccolina la sto vedendo. Ok, l'importante è che vedi quella, perché adesso io apro. Ah, ok, adesso si vede. Ok. Okay. Ecco, sì, adesso facciamo vedere un po' di immagini, ok? Adesso sorprendiamo, questa che è un po' complicata da spiegare. Però guardate, questa è la sequenza di Fibonacci, la famosa spirale, ok? Guardate come è tutto frattalico. Guardate, questo qui è, immaginatevi, questo qui come un campo toroidale, guardate. E guardate come poi si sviluppano tutte le figure geometriche che seguono sempre la sequenza di Fibonacci. Okay? Questa è una pianta di un qualcosa? Sì, adesso ci arriviamo subito. Allora, questo per farvi capire è tutto un frattale. Guardate, si ripetono in continuazione le immagini e c'è sempre questo schema. È sempre lo stesso schema. Guardate qua. Quante immagini vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ottagono. E in mezzo... il vortice da cui parte, l'origine, ok? Bene, puoi ingrandire quella parte lì o è difficoltoso? Bene, sposto, perfetto. Benissimo. Così arriviamo anche alla forma dell'ottagono, una volta per tutte, visto che ci siamo. Allora, questa è, guardate un attimino, questa è l'ottagono, questa è la cupola, adesso penso che sia, non vorrei dire stupidaggini, però potrebbe essere anche la Basilica di San Pietro, Guardate anche questa sorta di campana che c'è dentro. Volevo aggiungere, la base è ottagonale. Volevo aggiungere, caro Riccardo, che dentro ai battisteri, quelli che hanno trasformato in battisteri, sembra che sia stata lì quella macchina mancante che nessuno ha più trovato. Anche questo è un ottagono, ragazzi. Questo sotto la cupola. Questa è un'immagine che ho preso da un canale molto interessante che si chiama Crackmal. Crackmal è un canale italiano, oltretutto fa vedere tante immagini e molti video li commenta anche, quindi andate a seguirvelo. Guardate, si vede che questo qui non ha nessuna funzione religiosa, questa è una vera e propria centrale energetica, ok? Guardate poi la figura che si ripete sempre, questi sono tutti ottagoni. Sai, Riccardo, questo sai cos'è per caso? È sempre la stessa immagine di prima. È a Roma sicuramente questo. Penso che sia la cupola di San Pietro, non ne sono sicuro al 100%. Adesso non mi ricordo, l'ho scaricata un po' di tempo fa questa immagine. Ecco qua, guardate, questa qui per esempio è dall'alto. Penso che sia la Basilica di forse a Bologna. Però guardate, questo in mezzo è l'intersezione, ok, tra... il dualismo, ok? Il polo positivo e il polo negativo, il maschio e la femmina. Questa è la famosa vescica Piscis, l'incrocio. Guardate gli schemi, come sono tutte strutturate queste strutture. Ok, guardate, questa qui lo stesso. Interessante. Sì, sono tutte geometrie, è la cosiddetta geometria sacra, ragazzi. Guardate, queste qui sono strutture ben... che hanno una funzione ben precisa. Questo qui è in India, che questi sono i vari templi indiani, le piante di varie strutture in India. Ecco qua, questa qui forse questa qui è può essere in Francia, come si chiama quella, la cattedrale che hanno bruciato, ricordami che adesso mi sfugge il nome, Notre Dame. Guardate tutta la simbologia, guardate, questi sono tutti i vortici energetici. I famosi rosoni non sono nient'altro che dei vortici energetici, ok? Dei vortici magnetici. Ecco, certo. Guardate, geometria sacra, ragazzi. Questo è il classico vortice di energia, ok? Anche la divisione cellulare, si parte da 1, 2, 4, 8, ma poi alla fine lo schema è sempre lo stesso. Poi dovevo fare un video, ce l'ho anche pronto, molto interessante, ho comprato una lavagnetta proprio per quello, proprio perché vorrei fare un video sui numeri 369, ok?
È la magia del numero 9 che domina tutti i numeri, che sono i famosi numeri magici di Tesla. È molto molto interessante. E il discorso partirà proprio dalla divisione cellulare. Ecco qua, questi sono i rosoni, guardate. Questi sono dei motori magnetici, a mio avviso. Qui c'è l'ottagono, c'è sempre. Oltre che magnetici, facevano anche da, come si dice, da risonanza con queste loro... Che poi sì, li hanno sì, chiusi. Certo, certo. Poi li hanno chiusi. Però sono, sono delle vere casse di risonanza, esatto, sì. Guardate qua, guardate questa. Questa è tutta geometria sacra, ragazzi. Nulla è a caso. Come potevano delle persone, come ce le descrivono loro, nel Medioevo costruire queste strutture qua? Impossibile. Queste sono vere e proprie antenne, guardate. C'è anche tutta l'alternanza. Sì. Più o meno. Poi come hai messo tu in evidenza in molti tuoi video che hai tradotto, anche i materiali, i mattoncini rossi, bianchi, l'alternanza. È tutto per una questione di polarità. Che meraviglia. Sì. Bellissimo. Ecco qua, sempre la bici, capisci? Anche nelle figure che ci sono, cioè è tutta una geometria perfetta, perfetta. Ottimo. Ecco qua, questa qui mi sembra Notre Dame. Guardate qua. Bene. Queste cose non le può aver progettate gente ignorante, tantomeno costruite gente ignorante. Non avevano i computer. No, ma vivevano con i sandaletti scalzi in mezzo al fango e usavano il carretto coi buoi e le ruote di legno. Certo. E le gru di legno per stirare su tutte quelle pietre pesantissime. Guardate qui sempre la solita struttura. Questi sono dei veri e propri motori magnetici. Adesso vi faccio vedere anche perché dico questo. Vi faccio vedere. Ok, qui sempre altre strutture. Ok, le esagoni e gli ottagoni pullulano in queste strutture. Questo è sempre un ottagono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah, questa qui è Roma dall'alto, guardate. Questo è il pentagono di Roma, come si chiama? Dove c'è... Mi trovi impreparato, eh. Se era Verona magari lo sapevo. A proposito, hai visto... Sant'Angelo può essere, adesso non lo so. Comunque qui c'è il... questa è Piazza San Pietro, Qui c'è l'obelisco. Guardate, sono vere e proprie schede di computer. E questo qui è il Po. Guardate, è il Po, scusatemi, il Tevere. Guardate, sembra un serpente. Questo è proprio, questo penso che sia il Colosseo. Qui, guardate, è proprio una scheda madre di un computer. Guardate come è fatta tra la città. Sì, anche questa era un'altra delle teorie che... degli altri pensieri che girano. Ecco qua sempre l'ottagono come figura madre, ok? Perché questo qui è il vortice magnetico che va in tutte le direzioni. Allora, dall'origine si dipana verso l'alto il polo positivo, verso il basso il polo negativo. Però voi immaginatevi non in un piano bidimensionale, ma in quattro dimensioni. Quindi ci sono anche gli assi tutti verticali, quindi hai anche il vortice magnetico da questa parte e da quest'altra parte. Perché l'ottagono, secondo me? Perché abbiamo due polarità, più e meno. Ma come fluisce l'energia? Da potenziali minori a potenziali maggiori. Ma questo è un fluire continuo perpetuo. Quindi ci deve essere sempre un'alternanza. Quindi abbiamo due polarità e quattro fasi. Ok? Perché qui abbiamo i massimi e i minimi, i cosiddetti asintoti. Quindi voi iniziate a pensare alla croce, che sarebbero le X e le Y, e poi gli asintoti, cioè un'altra croce così. Dovrei fare un disegno con la lavagna. Questa qui, vedete, la mappa di Milano. Guardate qua, anche qui c'è l'ottagono. Questo è il centro storico di Milano. Certo. Comunque, qui siamo a Bologna. Che... Bellissima. Guardate qui di nuovo l'ottagono e la croce. Ok, e di nuovo qui altri ottagoni, ok? Qui di nuovo, guardate questa struttura ottagonale, ok? Questa è una torre, sicuramente era un'antenna. E voglio aggiungere una cosa, che tutte queste figure ottagonali si trovano un po' in tutto il mondo, cioè è una cosa incredibile. Ovunque. Tra queste, esatto. Gli archi, quelli che chiamano l'arco di trionfo, si trovano ovunque.
pensate che quando sono stati fatti non c'era la possibilità di comunicazione così immediata come c'è adesso. Okay? Questo è un altro mausoleo, questo è un mausoleo, anche i mausolei, guardate, ottagonale. Qui la stella, guardate, come le fortezze stellari. Ok, perché hanno una geometria veramente sacra. Se voi iniziate, è come la cimatica, no? Se voi iniziate a mettere delle determinate frequenze, avrete tutte queste immagini. Mi avevi mandato anche quella di Castel Sant'Angelo, cos'era? Quella che ce n'era una che hai preso, penso, dal mio video. Sì, era Castel Sant'Angelo, lo stesso. Non so se è Castel Sant'Angelo, perché è un posto dove sono andato a visitare, che mi ha portato un carissimo utente che ho conosciuto. Bellissima questa, eh? Guardate che meraviglia. Ah, ecco, questa qui è per esempio una foto dall'alto di Venezia. A parte che a me sembra un cigno questa. Ma come potevano aver costruito queste città, una città sull'acqua con tutti questi canali e queste cose incredibili, delle persone nel Medioevo, per come ci hanno descritto a noi il Medioevo? Ma è impossibile. Questa è una città, ragazzi, che nel 1966 mi insegnavano che dopo, nel 2020, sarebbe stata completamente immersa dall'acqua. Sì, è vero, okay. È vero. Ma a me mi ricordo che da piccolino mi dicevano che entro il 2012 sarebbero finiti tutti i carburanti fossili, nel 2012. Sì, certo. Siamo nel 2022. Questa qui invece è l'immagine speculare, sempre di Venezia. Guardate, un cuore, perfettamente. Guardate. E le hanno costruite queste città, chi? Non si sa come e perché. Comunque, di cose, più ci andiamo, anche questo che stai facendo, che stiamo facendo adesso, sicuramente serve per capire che qualcuno non ci sta, meglio più di qualcuno, non ci sta raccontando le cose come stanno realmente sul piano fisico. Ma anche tutte queste cose sono per rubarci tempo, perché il mio pensiero è quello che dobbiamo anche capire cosa abbiamo dentro, perché quelli che sono reputati i santi, non sto facendo un discorso di religione, ma di, chiamo, personaggi con una certa beatitudine interiore, e anche persone che conosco direttamente, che hanno sviluppato dei canali che io non ho. Io conosco perfettamente un carissimo amico che lui riesce a mettersi in contatto telepatico con delle persone che stanno in Messico. È una cosa incredibile, che io ve lo sto raccontando, ma effettivamente ci sono delle prove che ti fa capire che gli dice come i colori con cui è vestita, ma non ha il telefonino, non ha niente in mano. Okay. Anche questo, il fatto di, perché alla fine tutto quello che sta succedendo e che è successo all'umanità è quello che ci hanno rubato, come diceva prima Riccardo, c'è un discorso che anche noi siamo energia, e forse ci hanno rubato quello che erano le nostre potenze primordiali di poter, esatto, appunto, comunicare con gli altri, esatto, in modo differenti, anziché usare la voce. Altro che telefonini. Sono ipotesi, e in realtà invece adesso abbiamo 20.000 modi per distrarci. Sfido tanti, anche di voi, a stare nel pieno silenzio. C'è gente che non è abituata, siamo sommersi dai rumori giorno e notte, sempre, ovunque. Sì. Adesso Guardino, Guardino, questi... sì, guarda. Okay. Guarda questa immagine, guarda che particolare, guarda, guarda l'alternanza. Sono tutte cose alternate, lo vedi? Ecco. È sempre, sempre, sempre così in tutte le cose, anche nei materiali, è tutta un'alternanza incredibile. Ricordatevi questa immagine qua, questa forma geometrica qua, questa sorta di quadrifoglio, ok? Una cosa molto importante qua, anche i colori. Adesso questo qui è blu, sicuramente era il lapislazzuli, che sarebbe un minerale che lo importavano dalle zone tipo dell'Arabia, ok? Da Iran, Afghanistan, da quei posti lì. E ogni colore era costituito da un altro materiale, vedete qui di nuovo l'ottagono, guardate qui, guardate come si ripete sempre lo stesso sistema.
anche i colori servivano come mezzo per far fluire l'energia. Il colore dorato, questo colore oro, era fatto da polvere d'oro lo stesso. Anche i pavimenti, i cosiddetti i mosaici, avevano delle strutture astratte e c'era sempre un foglio d'oro nella struttura, in uno degli strati in superficie, ed erano conduttori di energia. Adesso ricordatevi quella struttura qui di nuovo, Milano. Allora, qui vedi, qui siamo noi. Ci sono un sacco di cose. Il campo toroidale, ok, certo. Il toroide. Certo. Questo è il DNA, guardate anche queste sono tutte immagini computerizzate, ma anche le proporzioni poi, è tutto, non è nulla casuale. Ecco qua, questo qui è un nuraghe, il nuraghe più famoso, più grande della Sardegna, il nuraghe di Barumini. Adesso, dopo che avete visto tutte quelle immagini, tutte quelle geometrie, ditemi se questo qui non aveva una funzione energetica, non era una sorta di motore magnetico. Saperlo? Secondo me questo era un generatore di energia. Certo. Assolutamente, assolutamente. Tutto il villaggio era tutto quanto una sorta di centrale energetica. Tutto. Certo. Qui non ci viveva la gente. Questo era un luogo sacro, sì, perché qui sicuramente quando andavi qua ti rigeneravi assolutamente, ti rimettevi in sintonia totale con quelle che sono le frequenze della Terra Madre. Certo. Ma sicuramente non aveva funzioni come ha detto quella salma di Berlusconi, che aveva detto che erano dei granai, stupidaggini del genere, certo. Cioè, da fuori di testa. Certo. Bene, volevo vedere se riuscivi a farmi vedere il posto che ero stato. Non mi ricordo se le ho viste tutte le foto, perché mi hai riempito la mia... scusami, allora aspetta, te l'ho mandato in quella mail. Sì, ma no, non importa. Se te l'ho mandato in quella mail, ce l'ho già aperta la mail. Aspetta, dammi un secondo solo. Abbi pazienza. Guarda che lo stavo cercando. Ma non serviva, non era una cosa così. Aspetta, se te l'ho mandato. Ma no, era solo perché c'ero stato, ecco, l'ho visitato, l'ho fotografato, eccetera. Ecco, guarda, adesso ho aperto questo qua. Questo qui, lo stesso, sono i cosiddetti labirinti. Questo non so dove sia, dentro forse qualche chiesa o qualche monastero. Si trovano spesso. Vedete anche qui l'ottagono, E questo qui non è altro che uno schema. Guardate, questo è uno schema. È il fluire dell'energia. È uno schema di una sorta di vortice magnetico. Allora, aspetta Dino, queste sono le, vedi, le colonne ioniche, bellissimo. Quel video che mi hai dato mi ha dato conferma su tante cose che avevo già trovato e pensato da me. Questo come le piramidi, qui le approfondiremo più avanti. Certo. Questa, vedete, questa è un'altra città, questa in Siria. Guardate anche qua, sembra la piantina che abbiamo visto prima di Milano. Anche questo ci sarebbe da parlarne. Sì. È che non dobbiamo annoiare troppo i nostri... Ma noi non si annoia i nostri followers. No, annoiarsi nel senso che ovviamente sono qua che stanno, essendo una live, magari cercano più delle risposte. Ecco, questo qui è uno schema di un motore magnetico, per esempio. Certo. Vi ricorda qualcosa questa figura? No? Non sembra la figura che vi ho fatto vedere prima? Esatto. Anche del villaggio nuragico? Certo. Allora, Dino, io non riesco a trovare... Si vede che... Ecco, questo qua. Eccolo qua, Castel del Monte, Andria. Anche qua, ditemi se questo è un forte, come ci dicono. Cioè, come fai a usare un forte fatto così? A chi spari? Dove ti metti? Cioè, anche dentro è tutto particolare. È interessante questo, veramente. Come tutte le cose... è protetto dall'arte, paghi un bel biglietto per entrare, per vedere qui cosa... Questo sembra un occhio che ci guarda, l'hai notato? Sì, no, non l'ho notato, però interessante proprio. Quello che voglio dire è che manca, secondo la persona con la quale abbiamo visitato questo, diceva che manca una cosa importante, l'acqua. Cioè, ma magari l'acqua c'era prima, sottoterra, oppure sotterranea l'acqua, magari sotto ci sono dei canali d'acqua. Certo, non lo sappiamo, perché l'acqua dicevano che serviva per difendersi, no? Cioè a Castelvecchio di Verona
c'è il, la, c'era, perché adesso sono, non sono piene d'acqua, ma c'era l'acqua che impediva di poter attraversarlo. Ma, dire, invece l'acqua, l'acqua serviva semplicemente appunto come, perché l'acqua avendo delle caratteristiche particolari, essendo avendo bipolarità, possibilità di la, si autoionizza, la ionizzazione è fondamentale in tutti questi processi energetici, quindi era un elemento essenziale, esattamente come altri materiali tipo l'oro, il rame, il mercurio, ma l'acqua era fondamentale e onnipresente. Ricordiamo che anche noi siamo composti per lo più d'acqua, il 70% della nostra massa è di acqua, a livello molecolare siamo il 90% di acqua, ok? Quindi, noi stessi, come dicevo prima, siamo degli organismi, dei conduttori biologici, certo, di energia. Bene, quindi, quindi siamo, siamo qui e non... Sì. Io... Vedendo anche dei commenti che fate sul, sul canale, quelli che dicono pensa questo, pensa quello, vi ricordo solo una cosa, e ve lo dico per l'ultima volta, smettete, spegnete i televisori, spegneteli, ma proprio nel vero senso della parola. Mister Tinelli, tra Firmament, Monte Meru, Polaris, Stella Polare e Sole, grazie. Una domanda alla quale non riesco a rispondere, cioè il collegamento tra Firmamento, Monte Meru, Polaris, Stella Polare. È difficile poter fare una risposta del genere, nel senso che il Monte Meru potrebbe essere quello che non ci lasciano vedere al, al Polo Nord, perché al, Polo Nord, al Polo Nord non si riesce a, ad andare, nessuno è mai andato al Polo Nord. I voli aerei non passano sopra il Polo Nord. Trovate un video dove non c'è, vedete le rotte aeree, che c'è un triangolo enorme dove non passa nessuno, anche perché il, la Polaris, il Monte Meru, eccetera, potrebbe veramente esserci un foro all'interno, al centro del Polo Nord, dove emanano tutte queste energie. Cioè, lo sai che... Scusami se ti interrompo, questo è, capita a pennello, come la mia visione di com'è la Terra, ok? Io non so come sia la Terra... perché non l'ho mai vista dall'alto, non si può andare in certi punti, però tutto combacia col toroide. Sì. Se l'universo è una composizione fratalica, ok? Cioè c'è l'universo e tutto quello che sta dentro l'universo è come una grande matriosca e dentro tante altre matriosche. Al centro dell'universo c'è il nostro piano, ok? Il Polo Nord, sì, secondo me, che è il Polo Nord magnetico, non è altro che il grande buco da cui si dipana tutta l'energia, ok? E da cui si crea il capo toroidale, ok? Il centro, il capo toroidale è una ciambella col buco, ecco, il Polo Nord secondo me è dove c'è il buco, ok? Certo. Però non è che c'è un buco, da lì lì è condensata tutta l'energia, ok? E partono i due vortici energetici principali, che è quello che va verso il lato positivo e verso il basso negativo, in direzione verso opposto. Ok, quindi in teoria se noi andiamo lì possiamo fare un salto e trovarci in altri mondi, in altre situazioni, che ne so. Ok, e ancora un'altra cosa, il Monte Meru non è detto che non, se noi arriviamo lì non lo possiamo vedere, perché non ci possiamo arrivare, magari non lo possiamo vedere noi con i nostri occhi, nel senso che cioè dovrebbe essere il grande buco nero lì fondamentalmente. Che però, ripeto, non è che non c'è nulla, lì c'è tutta l'energia di tutto l'universo che scorre proprio in quel punto esatto, cioè in quel centro lì. Quindi, non so, spero di non aver fatto confusione mentre lo spiego, però... No, cioè... ne approfitto per, se vuoi condividere lo schermo, ok? Sì. Se l'hai condiviso, questo signore ha un canale che si chiama The True Flat Earth Model, il quale praticamente mette su questo piano che vedete qui, ve lo allargo, su questo piano che vedete qui è dove viviamo noi, viviamo nelle due parti, qui questo è il Polo Nord, ok? E da qui si emana l'energia che qui è visto dall'alto praticamente. Chi ha voglia e conosce l'inglese, è interessante veramente questo canale, come dicevo prima. No, ma è molto... Io non ho mai voluto...
si chiama Flat Earth Philosophy. Ma lo puoi mandare il link di questo video dopo, per favore, di questo specifico, perché è proprio come la vedo io la cosa. Sì, cioè, l'ho visto 2 secondi, ma... Lo vedete chiaramente su tutti i video, lui ha fatto tutte delle spiegazioni chiarissime, perché del Sole, della Luna, eccetera. È veramente molto, ma molto importante. Te lo mando più che volentieri dopo, ok? Cavolo, puoi togliere la condivisione. Grazie. Ti ringrazio, Dino. Questo qui è veramente... Io non l'ho... Cioè, non ho mai voluto... Cioè, non per cattiveria, prima di tutto... perché credo che ormai è giunto il momento in cui i video è giusto che qualcun altro voglia tradurli, come oggi un carissimo amico mi ha chiesto se traducevo Flatten the Earth. No, perché è un lavoraccio e sono stanco, cioè non voglio dedicare del tempo a me stesso. L'anello di ghiaccio che circonda l'Antartide è troppo perfetto per essere naturale. È possibile che sia un ghiaccio fatto da qualcuno? Non lo sappiamo. Magari c'è un meccanismo che lo fa così, non lo so. È perfetto nel senso che sì, fa un cerchio, ma non è che sia tutto regolare. È un po' irregolare, c'ha delle entrate, c'ha delle cose che non... Però è tutto ghiaccio. A Notre Dame si stava riattivando qualcosa a livello energetico? Grazie. Analisa Pignatari, chi lo sa? Fatto sta che si è bruciato, non lo so. Quando sta succedendo qualcosa, sicuramente li fanno fuori, ecco, cioè no, li fanno fuori, le fanno sparire le cose, spariscono sangue. Maria Cristina Satta, perché le fai quale domande che le possiamo? A proposito di ottagono, penso agli 8 trigrammi del libro dei mutamenti. Ci spiegherai qualche volta nel tuo canale quando lo aprirai, perché sembra che Maria Cristina Satta, ecco, chi non lo sa, Maria Cristina Satta, che collabora moltissimo, ha collaborato moltissimo nel regalare la sua voce, nel fare i suoi componimenti molto belli, la trovate nella playlist Maria Cristina Satta, per chi vuole conoscere quest'anima meravigliosa, ok? Che salutiamo oltretutto, lo saluto anche io. Certo. Non penso che abbiano paura i gestori del pianeta, perché dovrebbero aver paura? Se hanno raccontato una menzogna, hanno paura che venga svelata. Se la menzogna che hanno inventato fa scoprire che ci avete manomesso qualcosa di utile, peggio per voi, perché non siamo un puntino sperduto nell'universo. E tutte queste distrazioni servono proprio a farci, a rubarci questa possibilità. Sì, la mappa c'è nel MiG 76, le vecchie mappe, più di una riporta la montagna al centro. Anche qua sul mio indice alfabetico, adesso ti chiedo scusa, non mi ricordo il titolo, trovi veramente tante cose di questo, proprio di descrizioni. E secondo me, guarda, divagando un attimino, andiamo un attimo alle piramidi. Anche le piramidi, secondo me, nel loro baricentro energetico avevano un grossissimo magnete, un'enorme pietra nera che condensava tutta l'energia. Certo. E può essere che sotto le piramidi abbiano una struttura diversa, cioè ci sia qualche cosa sotto le piramidi, non solo l'acqua che scorre. Secondo me, se scaviamo, magari troviamo un'altra piramide rovesciata, con la punta verso il basso. Certo. Quindi? No, io sono felice di stare sul tuo canale, che le cose, sai, quando si passa un po' di tempo dopo, perché non siamo né in una commedia dove c'è un copione, si va avanti e diventa tutto più facile. Qui è sempre il solito discorso, che dopo un po' io non saprei di cosa parlare, perché qualsiasi cosa che si estrapola è solo un ripasso per me, ma in realtà... Per chi sta cercando, dico, usate l'indice alfabetico, avete tantissimo materiale, usatelo, veramente, perché questo vi dà l'opportunità di andare a scavare proprio sulla tematica che più vi interessa. Cioè, voglio dire, se uno cerca la ISS, trova una miriade di voci sotto la ISS, se uno cerca gravità, trova una miriade di video e di spiegazioni sulla gravità, effetto Coriolì, e torno sempre su queste che sono menzogne. Perché? Perché no, non è come ci raccontano.
il pendolo non è come ci raccontano, non ve lo fanno mai vedere fino alla fine. Cioè, anche tutte queste cose. L'ultima domanda che mi hanno fatto su un commento ieri sono state le sunflowers, i brillamenti solari. Ho fatto una velocissima ricerca e ho scoperto che fino al 1946, adesso non vorrei andare a vedere, comunque ho trovato un giornale che parla di vederle queste, ma fatalità, si vedono solo nei quelli che chiamo i cartoni animati della NASA, le illustrazioni della NASA, me le hanno insegnate a scuola, ma a parte durante le eclissi non si vedono, potrebbero essere delle reazioni elettriche quando un disco passa davanti all'altro, non lo sappiamo. Tutte le altre sono cose inventate, cioè come tanti, non entro nella medicina, che è meglio. Il risveglio, il libro di Dino, esatto. Stefano Pensatore di... adesso appunto... C'è anche, a proposito, perché sono stato tacciato di vendere il libro. Allora, per chi non lo sa o fa finta di non saperlo, il canale YouTube di Dino Tinelli non è monetizzato, ma non per scelta mia, perché io avrei voluto prendere quella qualche centinaio di euro al mese che ho avuto l'opportunità di ricevere in alcuni momenti per qualche mese. Siccome sono stato tacciato di usare il famoso Amazone, io ho pubblicato il libro senza spendere soldi, perché non ho soldi da regalare. Se qualcuno me li regala attraverso PayPal, ben venga, ma non ho soldi da regalare, perciò ho fatto questa scelta di pubblicarlo attraverso Amazon. Però ho fatto anche la scelta che lo potete leggere anche a livello gratuito, sempre attraverso il mio sito web. Cercate, navigate. Non ho visto le domande di prima, mi spiace. No, vabbè, sono tante domande, commenti, sono tantissimi, è impossibile leggerli tutti, scusatemi ragazzi, però purtroppo è così. Alcune me ne sono proprio perse e non le ho lette, poi magari con calma mi riguardo tutta la diretta. Qui dice Maghe che saluto, io ho notato una cosa strana, ogni anno il sole a nord della mia casa entrava in cucina i primi di marzo, ora è lontano almeno 4 metri indietro, è cambiato l'asse terrestre? E chi lo sa? Potrebbe essere cambiato il movimento del sole. Ne approfitto per questa domanda. Allora, prima di tutto bisogna essere certi di quello che stiamo scrivendo e dicendo, è importantissimo questo, ma tempo fa, sempre anche attraverso Austin Lambert 33, si diceva di tenere gli orologi, perché ormai siamo tutti collegati all'orologio digitale, ok? Pertanto potrebbe anche esserci uno spostamento che noi non riusciamo a vedere, perché? Perché siamo tutti collegati e si va a vedere che ora c'è sul computer e si regola l'orologio con quel tempo, ma magari se hai un orologio di quelli, i famosi Bulova Accutron, magari hanno un orario che è rimasto diverso e qualcuno comincerà a pensare il mio orologio sta andando indietro, magari non è vero, magari hanno bocciato veramente qualcosa. Chiudo l'argomento perché è abbastanza difficile, però anch'io a volte ho dei dubbi, perché il mio orologio della macchina penso sempre che non sia giusto, perché fra il cambio dell'ora solare, il cambio dell'ora Questa cosa dell'ora, adesso che mi ci fai pensare, l'ho notato perché io mi sto sempre correggendo le classiche sveglie che ci sono in cucina, no? Con la batteria antica, con la lancetta che si muove sempre sincronica, no? E quindi segna il vecchio tempo. Lo sai che sto notando sempre che ogni giorno l'orario è sbagliato e dico, ma cavolo, ho cambiato la batteria l'altro giorno? O non funziona più l'orologio? Sta andando diversamente il tempo, perché noi non lo sappiamo, il tempo dell'orologio è giusto, è quello del telefonino che è sempre diverso. Esatto. Beh, comunque cercate, fate, chi ha tempo e voglia e desiderio e capacità, cimentatevi, fate voi le vostre proprie esperienze, ok? Bene. Ok. Siamo arrivati. Vabbè, Dino, a vero sono... che come dire che un tempo la luna non c'era, io non c'ero, perciò non posso dirlo. Scusate, però ho letto anch'io qualcosa di del genere. Sì, sono cose che sono sempre, allora, finché sono ipotesi, cioè gioco all'otto perché ho l'ipotesi che possono vincere, ho anche l'ipotesi di poter perdere. Non sono
dal mio punto di vista, non sono risposte che mi sento in grado di poter affermare, non lo so. Mi hanno dato nella storia, mi hanno detto tante cose, a scuola mi insegnavano che la muraglia cinese era l'unico monumento che si poteva vedere dallo spazio. Dallo spazio non si vede assolutamente la muraglia cinese. Però i satelliti hanno detto che la vedono. C'è qualcosa che non riesco a capire, eh? State dicendo delle cose diverse. Ok. Ciancio. Vabbè, per quanto riguarda i satelliti, vi invito ad andare sempre in indice alfabetico sul canale di Dino e vedere un po' di cose sui satelliti. Così evitiamo anche di rispondere, di entrare in questo argomento, che è lo stesso, c'è tanto materiale. Ok, Dino, io non ti voglio più rubare altro tempo. Non mi hai rubato niente, perché se mi rubassi hai ragione, ho usato un termine sbagliato. Non voglio approfittare troppo del tuo tempo. Non è approfittare, il concetto è questo, è che io non ho mai amato il fatto di... perché questo è un apparire, mettersi in mostra. Però nei tuoi confronti, e ti chiedo scusa, me l'hai chiesto con simpatia tante volte, e siccome l'ho fatto anche con qualcun altro, mi sembrava poco opportuno non regalarti quello che mi chiedi. Pertanto ti devo ringraziare per averlo fatto e per avermi ospitato nel tuo canale. Okay. E io sono onorato e ti sono molto grato, anche perché lo sei, mi fa molto piacere. Così almeno ci vediamo ogni tanto, oltre che parlare per telefono. Prossimamente però ci scriviamo, ok? A maggio, quando torni, dopo dobbiamo trovarci. Okay? Magari. Sì. Auguro a tutti, perché io faccio la separazione generazionale, a differenza di quello che non vorrebbero. Pertanto a tutti e a tutte, a tutte e a tutti, tanta serenità, gioia, voletevi bene e amate tutto. Tutto vuol dire amare tutto e tutti e tutte. Ciao. Un abbraccio. Ciao a tutti, ciao a tutte, un bacione e al prossimo video, che non so quando sarà. Tanto farò sempre il probo prima di fare una live o di fare un video, ok? Quindi vi mando un grosso bacio, è stato un piacere, siete stati tantissimi, tutti anche molto attivi, con dei bellissimi commenti, bellissime domande, per cui vi ringrazio. Arrivederci, un bacione. Ciao Dino, grazie mille. Rimani che ci salutiamo in privato 2 secondi. Mi gongolo. Ciao a tutti.